il cordone di sito. Tenete conto che fino al 2015 la Regione Campania non aveva acquistato un treno nuovo e un pullman, nulla. Sulla tratta Piedimonte-Napoli noi abbiamo portato 7 treni nuovi, 2 ristrutturati, 5 completamente nuovi. Ovviamente stiamo lavorando per migliorare enormemente il servizio per i pendolari, per i nostri concittadini. I treni nuovi significa puntualità nell'arrivo, nelle corse, quindi non avere fermate per incidenti. È veramente uno sforzo gigantesco. Quindi su questa tratta credo che abbiamo fatto un lavoro davvero eccellente. Poi abbiamo problemi e criticità su altri servizi pubblici, in particolare l'area circumvesuviana, dove vi è un ritardo per le forniture dei treni nuovi. Tenete conto che in questi 3 anni di Covid le aziende sono state praticamente bloccate, quindi abbiamo ripreso anche il lavoro delle forniture. Nell'arco di 2 anni noi avremo rinnovato tutto il parco dei pullman e dei treni per il trasporto pubblico locale. Quindi saranno raggiunte anche le periferie, questa è la cosa. Arriveremo a raggiungere tutti i territori regionali, perché uno degli obiettivi è esattamente questo: avere una regione policentrica, cioè consentire a tutte le province della Campania di poter raggiungere l'area metropolitana. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuta alle autorità, qui tutte presenti, a tutti i sindaci, e per noi è un grande onore questa rappresentanza così forte della regione, del nostro territorio, che merita di essere valorizzato, che merita di essere premiato anche con mezzi di trasporto finalmente idonei. Io ringrazio anche il Presidente De Gregorio per il grande lavoro svolto e spero che si possa migliorare in questo trasporto anche disattendendo la logica accontentiamo tutti per non accontentare nessuno, quindi riduciamo il numero di fermate e velocizziamo questa tratta da Piedimonte a Napoli in modo che questo possa essere uno strumento di sviluppo vero della nostra area e del Matese. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, io farò un minuto di intervento per raccontare il progetto che la Regione Campania in questi 7 anni sta mettendo in campo sul trasporto pubblico, in parte della Giunta De Luca, del Presidente, di quello che abbiamo messo in campo. Sui circa 400 km di rete EAV è stata fatta una scelta precisa di intervenire su 3 grandi temi. Il primo, la sicurezza, quindi un adeguamento strutturale di tutte le normative sulla sicurezza, penso alle gallerie. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente De Luca, grazie al Presidente del Consiglio regionale, ai consigli regionali, a tutti i sindaci e alle autorità. Questo intervento dei nuovi treni, di 5 treni nuovi per un valore di 38 milioni, tutti in servizio nei termini previsti per la consegna, quindi un buon risultato anche da questo punto di vista, sono soltanto un tassello degli interventi che noi stiamo realizzando sul territorio. Siamo già in corso, che si chiuderanno entro il corrente anno 2023, 15 milioni per la riclassificazione del rango della linea Piedimonte da 16 tonnellate per asse a 18 tonnellate per asse, che significa ovviamente maggiore solidità al sistema del trasporto e quindi anche maggiore velocità dei treni. Nel comune di Alice
che sono fondamentali per migliorare la viabilità e migliorare i tempi di percorrenza, perché è chiaro che noi oggi abbiamo dei treni nuovi, dei treni anche molto avanzati dal punto di vista della ecosostenibilità. Tu in Italia.